Benvenute e benvenuti al terzo appuntamento di questo nuovo ciclo di Extrema Ratio. Io sono Niccolò Scaffaie, coordino l'incontro come direttore del Centro Francofortini dell'Università di Siena, dove si conserva un archivio di Carlo Bordini e il centro perciò collabora all'organizzazione di questo seminario di oggi. Extrema Ratio è una serie di dialoghi, lezioni e conferenze organizzata dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Siena. È nata da un'idea di Emanuela Carbè, Maria Rita Rigilio, Guido Mazzoni e Pierluigi Pellini e ha preso avvio nel marzo scorso, quando la pandemia ci ha costretti al primo confinamento e ha impedito che si svolgessero le conferenze che erano state programmate e che a quel punto abbiamo spostato in rete aggiungendone altre. L'iniziativa ha avuto fortuna e abbiamo pensato di riproporla in questi mesi e in questi giorni difficili. Prima di cominciare ringrazio il Centro di Calcolo, l'area biblioteche e l'Ufficio Comunicazione dell'Università degli Studi di Siena che hanno reso possibile Extrema Ratio. A questi si aggiunge un ringraziamento particolare a Angelica Losauro, Giulia Laversa e Lara Marrama, che si sono prodigate per assicurare il collegamento internet e la comunicazione sui social network di questa iniziativa. L'incontro di oggi è per Carlo Bordini, che è scomparso poche settimane fa, il 10 di novembre. Bordini è fra i poeti più importanti nel panorama letterario contemporaneo e alla svolta del nuovo secolo è diventato un riferimento maggiore per i critici, per gli altri poeti e per molti lettori. Bordini era nato nel 1938 a Roma e nella sua città era sempre vissuto. Aveva militato nel movimento trotskista ed era diventato in seguito ricercatore di storia moderna alla Sapienza, dove in particolare la storia della famiglia e dell'amore. Aveva esordito nel 1975 con Strana Categoria, che aveva diffuso in ciclostile, un esemplare anche qui a Siena. Tra gli anni 80 e 90 aveva pubblicato diversi libri, Poesie leggere, Pericolo, Mangiare, Polvere. Negli anni 0 esce tra gli altri Sasso nel 2008. 2 anni dopo, nel 2010, Bordini pubblica per Luca Sossella il volume che più contribuisce a farlo conoscere in questi ultimi anni, I costruttori di vulcani, che riunisce quasi tutte le sue poesie fino a quel punto. I costruttori di vulcani non è una semplice raccolta, ma è un vero e proprio libro, e in questo senso è nuovo, un libro in cui l'autore cioè, ha riorganizzato e riformulato almeno in parte le proprie opere, traducendo varianti, restauri e producendo delle volontarie sfasature e ripetizioni. Dallo stesso editore nel 2018 è uscito il volume Difesa Berlinese a cura di Francesca Santucci con una prefazione di Guido Mazzoni, che volume che riunisce i suoi scritti in prosa. E poco meno di un anno fa, alla fine del 2019, inizio 2020, Aragno ha repubblicato nella collana I Domani un suo libro dell'81, Strategia. Bordini ha partecipato a festival internazionali di poesia in Europa e soprattutto in America Latina, come quello di Bogotà. Le sue opere sono tradotte in molte lingue, tra le principali, francese, spagnolo, tedesco, inglese e altre ancora. Nel 2017 le era stato assegnato il premio Pagliarani alla carriera. A parlare di Carlo Bordini oggi saranno 4 ospiti che hanno conosciuto da vicino l'autore e le sue opere, che ne hanno scritto e che anche subito dopo la sua scomparsa lo hanno ricordato su giornali e sui blog letterari. Insieme a loro interviene Guido Mazzoni, che è docente di teoria della letteratura e letterature comparate in questo Ateneo e che ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e allo studio dell'opera di Bordini. Nessuno dei relatori di questa sera avrebbe bisogno di presentazioni e mi limito perciò a pochissimi cenni, nominandole nell'ordine in cui parleranno. Gianluigi Simonetti insegna letteratura italiana contemporanea all'Università dell'Aquila, ha scritto numerosi saggi e interventi sulla poesia, sul romanzo,
italiano, collabora regolarmente con il supplemento domenicale del Sole 24 Ore e ha scritto due volumi importanti, Dopo Montale, L'occasione, la poesia italiana del Novecento, e più recentemente La letteratura circostante, narrativa e poesia nell'Italia contemporanea. Andrea Cortellessa insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma III. E tra i suoi molto numerosi volumi e edizioni, mi limito qui a ricordare solo pochi tra i più recenti. La nuova edizione delle Notti Chiare erano tutte un'alba, l'antologia dei poeti italiani nella prima guerra mondiale, nel 18, la curatela di tutte le poesie di Pagliarani l'anno scorso, e quest'anno il libro è altrove, 26 piccole monografie su Giorgio Manganelli. Tra le altre cose, è redattore del Verri e collabora con molte testate, da Alias a Doppio Zero, Sole 24 Ore, alla stampa. Gilda Policastro è studiosa di letteratura italiana, scrittrice, critica letteraria, è docente all'Accademia di Scrittura Molly Bloom e all'Università LUISS di Roma. Cura la Bottega della Poesia, cioè la rubrica settimanale del quotidiano La Repubblica, ed è redattrice del sito Le Parole e le Cose. Anche in questo caso, tra i suoi numerosi libri di diversi generi, mi limito a citare alcuni tra i più recenti, come il romanzo Cella, il libro di poesia Esercizi di vita pratica, e tra i suoi libri di critica letteraria, quello su Sanguinetti e Polemiche letterarie dai nuovissimi Elite Blog. Presto usciranno un nuovo libro sulla poesia contemporanea e un romanzo. Francesca Santucci è redattrice nelle riviste online Forma Vera e Atelier. È stata finalista al premio Campiello Giovani, al premio Chiara Giovani. Ha scritto un libro di poesia, La casa è fuori, Pordenone legge Lieto Colle, e ha curato il volume sulla famiglia Bertolucci, scritti per Attilio, Bernardo e Giuseppe. Santucci, in particolare, ha curato il volume di prose e scritti inediti di Carlo Bordini, che ho nominato prima, Difesa Berlinese, e, come accennavo, ha provveduto all'inventario del fondo dell'autore presso il Centro Fortini. Cominciamo dunque la tavola rotonda di questa sera e do dunque volentieri la parola a Gianluigi Simonetti. Sì, grazie Niccolò. Buonasera. Bah, io vorrei partire da, in realtà, un'immagine personale di Carlo Bordini. Ci arrivo in realtà attraverso lo spunto che offre un giornalista sportivo, Gerard Brera. Ha scritto una volta Brera che calciatori non si nasce, si diventa, ma portieri si nasce. E forse per questo qualcuno sostiene che portiere non sia propriamente un calciatore. Chi conosce il calcio e chi è stato portiere potrà valutare se questo giudizio è giusto o sbagliato. Noi non parleremo di calcio, però questa cosa mi serve perché col passare degli anni mi sono fatto l'idea che la formula di Brera si possa trasporre in chiave letteraria e si possa trasporre più o meno così. Scrittori non si nasce, si diventa, ma poeti si nasce. E se è così, il poeta allora è proprio uno scrittore come tutti gli altri. Per narrare serve talento, serve abilità, forse serve esperienza, sicuramente serve curiosità. Ho l'impressione che per scrivere poesia serva soprattutto essere. Magari mi sbaglio perché poi di poeti in realtà ne ho conosciuti pochi, però quando ne ho conosciuti ho spesso l'impressione che ci fosse un rapporto diretto e specifico fra lo stile della loro poesia e la loro essenza umana. E degli altri scrittori, per esempio, non direi sempre lo stesso. Quindi c'è qualcosa, c'è una sensibilità, non so, una diversità certamente. E questo qualcosa, ammesso che esista, difficile da precisare, comunque non ha niente a che fare con l'intelligenza, con la cultura, con l'essere una brava persona, come si suol dire, ha a che fare proprio con l'essere. Ora, Carlo Bordini, che ho avuto la fortuna di conoscere, era sicuramente anche molto intelligente, molto colto e direi anche che era una brava, anzi una bravissima persona. Nel suo caso, però, il tratto umano che mi colpiva e che mi pare sia in stretto rapporto con l'essenza della sua poesia, ed è per questo che ne parlo stasera, era una peculiare compresenza fra due cose che di solito, cioè che sono opposte, fra due aspetti opposti e che lui invece convivevano.
Notavo in lui qualcosa di molto maturo, saggio, io l'ho conosciuto negli ultimi anni, naturalmente, qualcosa di molto maturo, di sapiente proprio, che mi piaceva. Però notavo anche qualcosa di infantile invece, qualcosa di indifeso, che mi piaceva altrettanto. Noto, tra parentesi, faccio notare che spesso chi ha descritto criticamente la poesia di Bordini l'ha descritta, come una sintesi di aspetti opposti. Cioè, non l'uomo, ma proprio l'opera, no? Febbraro, Paolo Febbraro, razionalismo onirico è la formula che usava per Bordini. La porta, Dormiveglia, vigile. Guido Mazzoni ha parlato lungamente dell'equilibrio fra le parti che segna la poesia e la prosa di Carlo Bordini. E poi, naturalmente, l'ideologia stessa di Carlo Bordini è un'ideologia piena di antonomie. Antinomie su diversi piani, ma per esempio la contraddizione fra un passato di militante trotskista con punti di estremismo rivoluzionario a sinistra e poi invece un'inclinazione per gli scrittori come lui li definiva di destra, come Seguin o Pirandello, che lui amava e ammirava non perché di destra, ma perché disillusi al punto giusto. Oppure ancora contraddizione fra la passione per la politica in sé e poi invece la diffidenza per ogni forma di arte impegnata. Come scriveva Bordini, la poesia socialmente impegnata ha sempre bisogno di un pizzico di eresia, no? Per riscattarsi. E poi la contraddizione fra una poesia che è oggettivamente sperimentale in alcuni suoi aspetti e quella che era ideologicamente una, da parte di Carlo, ribadita estraneità all'avanguardia. O perlomeno al 63, alle nuove avanguardie. Ecco, noto tra parentesi, chiudendo questo inciso, che c'è una frase in memoria di un rivoluzionario timido che contiene un po' tutte queste cose. È molto bello guardare il paesaggio dentro lo specchietto del retrovisore mentre si guida la macchina, che mi sembra, insomma, una frase rivelatrice. Ora, tornando alla mia esperienza diretta di Carlo. Mi sembrava appunto di cogliere da un lato questa avvedutezza di fondo, questa serenità da vecchio saggio, questa maturità che poi, secondo me, vive nel lato saggistico della sua opera. Dall'altro, come dicevo, questo lato invece infantile, regressivo, molto straniante, sorprendente dalla parte dell'immaturità, invece, e che gli permetteva, secondo me, anche trasposto il sia di usare queste parole banali, queste parole poetiche, questi versi sghembi che non erano poetici in sé, che non avevano il ritmo della poesia convenzionale, ma che erano poetici perché il modo che lui aveva di usare le parole e la libertà con cui andava a capo lo rendevano poetico. Ora, l'io che parla nell'opera di Bordini, personaggio disadattato, no? Che si affaccia nei versi e nelle prose di Bordini, presenta questo lato sereno, sapiente, puro, come una costruzione difensiva. Ed è un lato che viene costruito dal personaggio fin da bambino. Possiamo forse vedere, ho preparato una serie di testi, appunto, da memoria di un rivoluzionario timido, proprio per far vedere come siamo all'inizio, come il bambino e il saggio si sovrappongono da subito in questo io. Mi ero strutturato pian piano una personalità, che era quella di un tipo mite, questa mia area di consapevolezza, l'area di tutto sofferto, la saggezza, e tutto questo mi giustificava e benefici la mia identità. Lo psicanalista dice a questo personaggio, lei lo ripete continuamente, guardi che lei non è più un bambino, ma in realtà questo io non può veramente cambiare, e lo dice, a 40 anni ho gli stessi problemi che avevo a 3 anni. Riprendo la libertà di passare dal personaggio alla persona e noto che anche Bordini come poeta non cambia mai in realtà, cambia o molto poco, sia nel senso che si evolve, che muta poco nelle sue caratteristiche formali di fondo, sia nel senso che scrive e riscrive le proprie opere continuamente, negli anni, nei decenni addirittura. Ora, questa doppia identità, quindi qualcosa di senile e qualcosa di infantile, io credo che sia alla base di molte delle più belle invenzioni poetiche di Bordini. Per esempio, c'è in strategia, di cui non parlo perché so che ne parlerà più tardi Andrea. Dico due cose, semplicemente a titolo di esempio sulla forma di cui sto parlando, da cui nascono queste invenzioni, a partire da quella che mi sembra forse la più bella delle invenzioni in assoluto, perlomeno la mia preferita, e cioè la stanza dei giochi, quel nucleo centrale, quel corpo centrale appunto di memoria di un rivoluzionario timido, che descrive gli anni della militanza trotskista del protagonista. La stanza dei giochi, la
un gioco. Beh, insomma, no, non credo che si possa accusare Bordini di non aver preso sul serio la politica, perché non so quanti scrittori cosiddetti impegnati di oggi, ma in fondo anche di ieri, non so quanti di loro l'abbiano presa più seriamente di lui, visto che per 10 anni è stato, come lui stesso diceva, un rivoluzionario di professione, e l'ha fatto in modo ascetico, quasi francescano, rinunciando a tutto. Eppure, come l'ha descritta la politica Bordini? Secondo me nessuno l'ha scritta come l'ha descritta, come scritta e descritta come l'ha fatto lui. Nessuno ha descritto in letteratura la politica militante, la lotta politica fra il 1960 e il 73, in particolare come Bordini. Nessuno così spietatamente, nessuno così lucidamente, proprio perché con un occhio maturo e con un occhio infantile, lui l'ha ridotta analiticamente, ma anche regressivamente, alle sue componenti psichiche profonde. L'ha descritta come una cosa da bambini che fingono di essere adulti. Non come un'utopia di trasformazione della società, ma come gigantesco meccanismo difensivo dal mondo e da se stessi. Come scritto in Memorie, chi vive di un ideale non può amare il mondo in cui vive. Si sforza di migliorarlo, ma non lo ama e in fondo lo disprezza. Possiamo ritornare ai testi, grazie. Quella parte di cui vi dicevo, la stanza dei giochi, leggiamo proprio questo. Bisognava sentirsi adulto, ma io ero ancora un bambino. La scelta stessa del trotskismo tiene insieme, da un lato, quello che l'autore definisce proprio testualmente il profondo desiderio di morire che anima sempre il trotskista, da un lato, e dall'altro un'infantile voglia di giocare nella stanza dei giochi. Punto numero due. Era il rifiuto del potere, il rifiuto di prendere un posto in mezzo al potere, ma nello stesso tempo noi volevamo crearci un potere, ce lo creammo. Il potere che ci stavamo creando era inequivocabilmente il rifugio segreto che si creano i ragazzi e in cui i grandi non potevano entrare. La stanza particolare, il fortino in cima agli alberi, la stanza dei giochi. E mentre fuori infuriava la bufera, sedie, tavoli rovesciati, l'unico posto in cui mi trovavo veramente bene era la nostra stanza dei ragazzi. Questo militante ha, possiamo restare sul testo, grazie, ha l'animismo tipico dei bambini. Cioè, quindi al di là dei giudizi espliciti che dà, viene anche tradito da alcuni aspetti psicologici e culturali. Punto numero tre. Noi mettevamo sempre nomi alle cose, per esempio il ciclostile che stava a Cuba si chiamava Carlos. E avevamo anche messo un nome a un topo che si trovava nel nostro locale, che chiamavamo Giovanni, e tutto questo dava un senso fiabesco alle nostre cose. O ancora, tra i quel sogno, qui appunto a proposito di quella disposizione regressiva al sogno che arriva addirittura, come vediamo, all'identificazione al feto, cioè l'io che si identifica con un feto. Tra il programma politico e il sogno non c'è molta differenza. Un sognatore come me doveva quindi interpretare il programma politico come un sogno. Significava voler evitare il confronto con il mondo e naturalmente, quando questo confronto era obbligato, trovarsi spiazzato, come un feto che esce troppo presto dall'utero e lì non ci sta bene. Oppure ancora un altro aspetto. Il bisogno di padri, fronte di un ribadito odio per il proprio padre, invece il bisogno di trovarne di sostitutivi. Punto numero 5. E mi rendo conto che il mio problema non era una ricerca di libertà, eccesso di libertà, del quale non sapevo che fare. Anelavo di trovare qualcuno cui obbedire e lo trovai. E poi ancora, trovai come per caso un padre positivo. Il padre positivo che trovai è Vittorio Emanuele Giuntella, un professore dell'area ottocentesca. Interno al bisogno di padri, e forse ancora più profondo, psichicamente, il bisogno di padroni, punto numero 7. Nulla dà tanta sicurezza come un'oppressione motivata. Credo che gli schiavi siano le persone più felici del mondo, se riescono a convincersi che la loro schiavitù abbia un senso, purché sia. Questa parabola finisce quando, dice Bordini, per il giocattolo. E il giocattolo è l'organizzazione rivoluzionaria, il partito. Ora, se il partito è un giocattolo, evidentemente i rivoluzionari sono bambini che giocano. Otto. Ciascuno viveva la sua crisi personale e chi era l'opposizione, chi era in disgrazia, chi era in auge, chi aveva altre prospettive e chi semplicemente pensava di suicidarsi. Semplicemente il giocattolo si è rotto. E il giocattolo lo ruppe il 68. Ecco, mi fermo qui, anche perché appunto il tempo ci siamo dati, insomma, tempi abbastanza ricchi. Volevo semplicemente darvi un esempio di come funziona in concreto, attraverso, in questo caso attraverso una forma specifica, questa compresenza di cui prima, quella che Bordini chiama iperverità e che è la direttrice della sua poesia, cioè come lui arriva all'iperverità, mettendo insieme
strumenti cognitivi apparentemente opposti. L'iperverità, la definizione, la trovate al punto 9, la dava Carlo. Quando parlo di iperverità intendo dire che l'arte, ogni forma d'arte, giunge, funziona a una verità più profonda di quella che una persona conosce o crede di conoscere nella sua vita di tutti i giorni, sia a livello razionale che a livello emotivo. Ecco, iperverità è il modo in cui Bordini interpreta l'autenticità in poesia. Ed è quasi il contrario di quella che in brutte poesie è considerata l'autenticità. Nelle brutte poesie è il finto contatto con l'assoluto, la banalizzazione dell'assoluto, l'estetizzazione, la celebrazione dell'io. E Bordini invece cosa fa? Bordini scrive: ho cercato di parlare quindi il più possibile male di se stesso. Il suo modo di scrivere, mettendo queste forze opposte, porta all'iperverità, e l'iperverità è il vedersi nudi, il rovesciare l'ideologia, un po' per sfondamento nell'inconscio, ma anche per introspezione fredda, analitica. E le due cose stanno insieme, come nel modello psicanalitico, che è suo, di Bordini, e questo è stato Guido Mazzoni. Quindi un po' come in psicanalisi, ma un po' anche come in una forma di abbandono al polo opposto. E il risultato è la poesia di Carlo, cioè qualcosa che da un lato è totalmente antilirico, perché contiene delle analisi fredde, spietate, di se stessi e degli altri. Però, insieme a questo polo, qualcosa che invece è l'essenza stessa della lirica, e cioè la capacità di lasciarsi parlare da forze superiori e dal linguaggio stesso. Grazie. Grazie, grazie a Gianluigi Simonetti per questa introduzione molto bella, che è già una interpretazione complessiva, un'inquadratura della persona, del personaggio e delle modalità della sua espressione poetica di Bordini. Rimandiamo naturalmente i commenti e le discussioni alla fine degli interventi e quindi do senz'altro la parola a Andrea Cortellessa. Grazie, grazie Nicolò, grazie agli autori di questo incontro, in particolare a Guido Mazzoni. Appartiene alla fisionomia da Bordini scrittore, in particolare a quella dello scrittore in versi, perché per il prosatore valgono probabilmente considerazioni abbastanza diverse. È l'insegna dell'immediatezza, è quel personaggio del puer, appunto, di cui parlava adesso Gigi Simonetti. Poesia d'urgenza, poesia di pronto intervento, era quella di Carlo, come era stata al suo primo apparire dopo la rivoluzione all'altezza del 75. Il libro che si intitola Strategia estremizza questi caratteri sino al parossismo. Un intero libro scritto in una notte, che se non è un record mondiale probabilmente si candida. Così racconta l'autopresentazione scritta nell'81 da Carlo Bordini per la collana Poesia e Realtà, diretta da Roberto Roversi e Giancarlo Maiorino per l'editore Savelli, dove appunto il libro uscì per la prima volta. E che aggiungeva Carlo nell'allegare questa autopresentazione alla riedizione uscita alla fine del 2019 nella collana Ragno dei Domani di Ieri, è un testo, scriveva ormai, che può essere considerato parte integrante di questo libro. Stando alla mitobiografia, dunque, il libro Strategia lo aveva cominciato a scrivere una domenica verso le 10 di sera e il mattino dopo aveva finito. Un po' come, racconta nei diari quello che del Bordini prosatore forse è il modello più importante, aveva fatto Kafka col suo racconto La condanna, scritto nella notte fra il 22 e il 23 settembre del 1912. Eppure il titolo del libro, Strategia, dovrebbe suggerirci come l'urgenza, l'immediatezza, la flagranza di quel combattimento all'ultimo sangue non fosse disgiunta da una componente, diciamo, di calcolo e ragionamento, che poi è l'altra fase, appunto, del rivoluzionario timido. Calcolo e ragionamento magari intervenuti nell'autore après coup, solo in un secondo momento, magari al momento di pubblicare, il testo. L'urgenza espressiva di confrontarsi con una donna antagonista reale al momento della prima stesura, tornava non minore,
in non metaforica assenza dell'antagonista di allora, quando Carlo ha voluto riproporre quel match a distanza di quasi 40 anni, appunto alla fine dell'anno scorso. Sicché ricoverato per una polmonite e impossibilitato le prime copie che gli erano state spedite, capì che per lui era in qualche modo oscuramente necessario averne subito una, in tutta urgenza, e appunto gliela portai in un padiglione di malattie infettive del Policlinico Umberto I, completamente deserto, la sera dello scorso 1 dicembre. E lì Claudio Orlandi, che credo sia collegato questa sera, Claudio Orlandi gli ha fatto la fotografia che prego Manuela Carbè di mostrarvi. Un altro paragone topico dell'immediatezza, quello con l'improvvisazione del musicista jazz in particolare. Sempre nell'autopresentazione preposta a strategia, Carlo, una percezione esatta del ritmo, era un musicista che improvvisa. Nell'improvvisazione jazz, appunto, a contare soprattutto è quella memoria muscolare che l'esecutore conserva, di pattern tradizionali che la competenza e l'esercizio richiamano alla memoria senza che lui sia del tutto consapevole. La citazione e più in generale la memoria culturale hanno in questi casi più dell'anamnesi o appunto della pre-psicanalitico che non della ripresa consapevole e dell'arte allusiva. In questo caso, nel caso di strategia, la tradizione letteraria è data dalle condizioni di emergenza del testo e alle origini stesse della poesia d'amore nella nostra lingua. Se pensiamo al contrasto di Cielo d'Alcamo, alla battaglia o alla guerra che spesso evoca Cavalcanti nei sonetti della paura, oppure all'orso quando scherza nelle Petrose di Dante, alla Beatrice quasi ammiraglio sulla prora nel trentesimo del Purgatorio, o magari all'esercito spiegato del Cantico dei Cantici, che con ogni probabilità si trova alle spalle di tutti questi esemplari così prestigiosi. È la metafora del combattimento d'amore, magari indotta da una pseudo-etimologia platonica che Agamben ravvisava negli eroici furori di Giordano Bruno, il cui eroismo non viene dall'eros eroe, ma dall'eros amore. Una metafora, quella del combattimento d'amore, che è stata portata alle estreme conseguenze nella nostra tradizione da Tasso, il combattimento di Tancredi e Clorinda nel XII della Gerusalemme liberata, messo in musica da Monteverdi nell'VIII libro dei Madrigali guerrieri e amorosi. Poco dopo Strategia, quel riferimento, Monteverdi più che a Tasso, lo riprendeva per esempio Giovanni Raboni nei versi Guerrieri e amorosi, che però appunto è una poesia, come titolo, esibitamente colta e manieristica, che si rifà in particolare a un ennesimo archetipo combattente, quello di Arnaut Daniele. Ancora dopo verranno Neri Amazzoni di Milo De Angelis e da lì da ultimo il Lamberto Garzia di Combattimento e Amore, un libro del 2014 che traspone appunto questa antica metafora nella sfera sportiva delle arti marziali, come aveva fatto Carlo appunto col pugilato. Allora, quel cenno di Carlo alla dimensione musicale, all'improvvisazione jazz, ma un'immagine topica in realtà della box del pugilato, appunto, quella del gong che dà inizio e fine a diverse riprese che scandiscono ogni match. Già Rilke, in un dittico poetico del 1925, aveva impiegato questa immagine suono, per evocare insieme appunto il contrasto amoroso, il combattimento e la musica. E gong proprio ha per titolo la sezione di strategia più psichicamente regressiva, quella che riconosce in modo lanciante nell'avversario d'amore, la mia mamma. Nel Madrigale di Monteverdi, ancora più che nelle ottave di Tasso, fa venire i brividi appunto il momento in cui Tancredi solleva l'elmo di Clorinda, con la quale sino a quel momento ha combattuto senza riconoscerla, e in quel momento lei muore e lui al tempo stesso prorompe il celebre grido «Hai vista, hai conoscenza». Questo cortocircuito evoca quello del Purgatorio, quando a pochi versi di distanza la vista dell'antica fiamma dell'ammiraglio Beatrice suscita in Dante il paragone di se stesso col fantolin che corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto. E poi,
accuse sferzanti di Beatrice, abbassa gli occhi giù nel chiaro fonte, dove veggendosi in esso quegli occhi deve trarre all'erba tanta vergogna, gli gravò la fronte. Allorché finalmente capisce e associa le due immagini. Così la madre al figlio par superba, come ella parve a me. Ecco, c'è un'altra tradizione nel canone italiano, molto più recente, in realtà perfettamente contemporanea alla stesura di strategia, quella di matrice kafkiana, appunto, che codifica Giorgio Caproni nel Franco Cacciatore 1982 e nel Conte di Khevan-Hüller 1986. L'antagonista non è che un doppelganger del protagonista. Il cacciatore scopre di essere lui stesso, la bestia che insegue. La cronaca del match, dunque, è quella di una spaltung, una scissione della personalità. È stata tanto più traumatica quando alla fine viene riconosciuta come tale. Allora il pugile si guarda allo specchio e dice: guardavo la tua faccia dall'angolo, era sempre più tumefatta. E pensavo: ma se non t'ho colpita io, chi ti ha colpita? Saltiamo una citazione, andiamo alla pagina 42. Ho tentato un abboccamento. Sono andato a trovarla all'albergo e le ho detto: non potremmo accordarci per un match pari? Mi ha risposto: ma il match è già pari. Ma ora chi vince? E poi, esplicitamente, pagina 37, dirti che ti amo, ma il colpo parte lento. Lo schivi, sorridendomi. Mi parli di te? Niente. Poi provo a baciarti. Mi baci. Si riprende dopo il weekend. Mi alleno allo specchio. Ecco, l'inconscio, questo finto naif che era Carlo Bordini, si esprime con singolare coerenza a cavallo della posizione in versi e in prosa, nella fenomenologia di quello che Pasolini definì una volta, a proposito di Amelia Rosselli, lapsus, e che lei con puntiglio correggeva come slittamento consapevole della linea nei territori scivolosi della metonimia. Ma Carlo, che di Amelia Rosselli è stato amico per davvero, sapeva bene come fosse pure questa una formazione di compromesso. Avevano ragione tutti e due, Pasolini e Rosselli. Quelli lì erano veri lapsus, linguistici di matrice traumatica, ma diventavano pans nel momento in cui lei li riconosceva e col medesimo puntiglio non solo li coglieva nel proprio dettato corretto, ma addirittura li restaurava nel caso in cui qualche eccesso di zelo redazionale, nelle editoriali, li avesse normalizzati. Ed è precisamente che è successo con la riedizione di Strategia, appunto, alla fine dell'anno scorso. Sono in grado di testimoniarlo perché, appunto, ne sono stato l'editor. Mi sfuggiva in particolare nel corso della laboriosa correzione del testo, come mai ci tenesse tanto Carlo a conservare un dettaglio dell'impaginato che io invece appunto in un primo momento avevo corretto. Adesso non ricordo se l'avessi corretto io o appunto l'impaginatore che lavora per la casa editrice, ma insomma a un certo punto c'era un dettaglio, appunto un dettaglio diacritico grafico di cui non capivo affatto la funzione, il significato, per cui il trattino dell'H che nel testo spezza una serie di parole senza che ci siano particolari necessità metriche, come avviene in altri casi, doveva essere reso, secondo Carlo, con un segno doppio anziché singolo. E talmente era importante questo dettaglio, questa questione, che Carlo decise di introdurre questa nota, cioè una nota in corpo minore. Legge: nella maggior parte degli accapo di questo testo, in verità assai numerosi, l'autore ha preferito sostituire il consueto segno trattino singolo col segno trattino doppio. Ecco, solo adesso ho capito che questo segno diacritico, il trattino doppio, corrisponde in effetti al segno matematico dell'uguale. E infatti il match di strategia si conclude, come abbiamo visto, con un punteggio pari. Anzi, già pari. Pari
pari da sempre, cioè pari in origine. E la Repubblica del Libro era per il suo autore evidentemente tanto più urgente, più il combattente del 2019 doveva fare in tempo a rincontrarsi, l'extrema ratio, col combattente del 1981. Grazie. Grazie, grazie Andrea Cortellessa che da par suo ha unito l'approfondimento più lucido e minuto sul testo specifico con uno sfondo di relazioni letterarie dirette o indirette in cui collocare l'opera di Bordini. Passo dunque la parola con piacere a Gilda Policastro. Comincio col dire che per una triste coincidenza, pochi giorni prima della morte di Carlo Bordini avevo concluso un saggio su Polvere e il poemetto uscito per Empiria nel 99 e purtroppo Carlo non ha letto la versione definitiva di questo mio saggio. Aveva letto una prima versione, nella nuova versione ho cambiato anche il titolo, che è Poesia come scienza a perdere. Nella prima versione mi ero servita di una definizione, di un'autodefinizione di Carlo Bordini, della propria poesia e della poesia in generale, ovvero il frattale, la poesia come frattale. Ecco, per la sua capacità di esprimere a livello di microcosmo, cito direttamente Bordini, ciò che esiste a livello di macrocosmo. Nell'analisi del poemetto ho cercato di dimostrare come alla definizione di frattale si possa affiancare, se non sostituire, quella di diorama, ovvero di simulazione. Simulazione di cosa? Ho cercato di dimostrarlo in una serie di passaggi e considerazioni che posso qui esporre solo in forma molto sintetica, rimandando poi per chi fosse interessato al saggio che uscirà negli atti di un convegno ADI dedicato appunto a poesia e scienza. Ecco, il tema della polvere, insieme a quello dei detriti, è naturalmente decisivo all'interno del poemetto, ma è anche un connotato formale della poesia di Carlo Bordini. La polverizzazione, la frammentazione, la frantumazione del verso tradizionale, l'atmesi, sono appunto una caratteristica formale fondativa. Una caratteristica che apparenta la poesia di Bordini a quella di Nanni Balestrini, e so di dire un'eresia, che vale anche per altri autori che citerò nel corso di questo mio breve intervento, perché Bordini, proprio come il Morselli di Pontigia, era un autore incongregabile. Bordini ebbe molte amicizie poetiche, ma di fatto non aderì a nessun movimento, a nessun gruppo, e anzi disse dei manifesti e della teoria degli autori del gruppo 63 che sembravano scritti perché lui smettesse di scrivere, perché tutto ciò che in qualche modo vietavano, tutto ciò a cui si opponevano, era proprio quanto Bordini andava praticando, ecco, non per esempio la riduzione dell'io, ma la centralità dell'io, anche se in una forma sua propria. Ecco, frammentazione e interruzione dunque sono caratteristiche strutturali della poesia di Bordini che sono presenti nel poemetto Polvere. Polvere fa seguito a cinque raccolte, quindi è un testo in cui Bordini ha già una sua maniera, se così possiamo definirla. I suoi critici di lezione, che a parte i presenti, sono stati ad esempio sin dagli esordi per Ardinelli, Filippo Laporta, Pontorno ed altri, hanno spesso evidenziato la simplicitas come caratteristica della poesia di Bordini. Una simplicitas cui però si affianca una spiccata attitudine ragionativa, argomentativa in qualche maniera.
Ecco, una sorta di borbottio che a me in qualche tratto, per qualche momento dei suoi testi, ricorda un po' il personaggio di Pecoraro, Livo Brandani, della vita in tempo di pace. E in questi ragionamenti poi ci sono degli inserti, ci sono spesso degli inserti metatestuali che sono addirittura isolati dalle parentesi, quindi in qualche modo sono come dei pensieri staccabili, se così possiamo dire. Ecco, in Polvere ce n'è uno che vado a leggervi, che è tripartito. Comincia con una nota ironica. Una volta avevo scritto una poesia che diceva: "Sono pervaso da una breve tachicardia, non sarò un grande poeta, ma in compenso sono un forte fumatore." C'è poi un successivo momento in cui alla logorrea si unisce un'altra caratteristica propriamente bordiniana, che è la distruzione o l'autodistruzione. Nel senso che non sono capace di esprimere, ma sono capace di distruggermi. E in fondo, per un poeta, esprimere e distruggersi non è la stessa cosa? E poi c'è la domanda finale, una domanda retorica naturalmente: giungere all'assolutezza non è spogliarsi del corpo. Una domanda da moralista, è propriamente un moralista, è Bordini secondo Pontorno, che così lo definisce nella recensione a Sasso e poi anche nella recensione all'autoantologia I costruttori di vulcani, un libro particolarmente meritorio e ancora più meritorio, secondo me, e qui la sparo grossa, sarebbe un meridiano di Bordini, cioè una raccolta di poesie e prose che possa consentirci di riattraversare i motivi che appunto transitano dalla prosa alla poesia. E uno di questi è proprio il tema della distruzione e, ripeto, dell'autodistruzione, come nel manuale del 98. Cioè, in Bordini questa ossessione per il corpo che si corrompe, che si degrada, che si guasta. E questo tema è al centro, ad esempio, di Materia Medica, una sezione di Mangiare, il libro del 95, che è in qualche modo una specie di pre-post-poesia. Postpoesia è una categoria più tarda che Jean-Marie Glaise utilizzerà a partire dalla fine degli anni 90. Ecco, Bordini l'anticipa repertoriando in materia medica una serie di lacerti presi da un trattato scientifico di fine 800, come poi faranno i poeti di ricerca più avanti. Ecco perché correttamente Marco Giovenale ha parlato di Carlo Bordini come dell'anello mancante tra la neoavanguardia, quindi la poesia sperimentale degli anni 60 e 70, e la poesia di ricerca degli anni, la poesia di ricerca contemporanea di autori che negli anni 70 sono nati e che poi si sono formati evidentemente dagli anni 90 in poi. Anello mancante e non anello di congiunzione, perché per un lungo periodo Bordini è effettivamente mancato al discorso sulla poesia contemporanea. E proprio Marco Giovenale gli tributa un evidente omaggio nel suo libro Il paziente crede di essere, che a materia medica è in qualche modo vicino debitore. E tornando alla polvere, invece, il tema della polvere è un motivo ricorrente nell'opera di un altro autore di ricerca, Gherardo Bortolotti, sin dai suoi esordi, da Tracce del 2008, arrivando poi a Storie del pavimento più recente, di una decina d'anni dopo. Ecco, potrebbe sembrare singolare che nei costruttori di vulcani Bordini abbia voluto conservare due versioni di polvere, quella appunto pubblicata per Empiria e una versione che Bordini stesso definisce alternativa. Le varianti ad una prima lettura dei due testi non sono eclatanti, fino ad un certo punto i due testi sembrano anzi essere perfettamente equivalenti. C'è poi una marca di soglia, una A nel caso della prima versione, doti dell'alchimista nella seconda versione e a seguire delle variazioni.
Il testo è stato già studiato, ad esempio, accuratamente da Olivier Favier, che è uno storico e un traduttore francese di Carlo Bordini, e Favier lo ha articolato, lo ha suddiviso in tre momenti. Io nella mia analisi ho cercato di enucleare più motivi che in questo poemetto ricorrono, ad esempio il motivo della perdita connessa al non sapere, il motivo del riposo connesso alla quiete, i detriti appunto che hanno sia un valore distruttivo che un valore ricostruttivo, e poi c'è il tema della sfera, della pieghevolezza, della rotondità, a cui si accompagna il tema tipicamente bordiniano delle donne, c'è il tema del riciclo, c'è il tema del ristagno. Ancora una volta torna Pecoraro, perché Ristagno era il primo, se non ricordo male, il primo titolo dello Stradone. E poi c'è la ripetizione. A questo punto i testi si divaricano e ci sono due finali che Bordini ha più volte definito un finale tragico e un finale elegiaco. Ecco, nel primo finale che cosa accade? C'è una sorta di stand-by dell'io lirico, un momento che potrebbe far pensare in modo più tragico, per l'appunto, ad un suicidio, oppure semplicemente a una situazione di addormentamento, così, di sospensione. Perché poi Bordini sceglie di apporre un altro finale? E qual è questo finale? Questo finale ha un motivo definito, cioè le macchine che erano già state introdotte nella prima versione di Polvere, ma con una minor risonanza, con un minor risalto. Il motivo delle macchine è consegnato a una facile profezia, questo è il titolo. E ecco, riguardo alle macchine, penso che Bordini avesse in mente Leopardi. Non ne sono certa perché purtroppo non ho potuto verificare questa ascendenza con l'autore, però a mio parere c'è dietro questa idea bordiniana delle macchine un Leopardi meno abusato, diciamo. Intanto i Leopardi dell'Accademia, dell'Operetta Morale proposta fatta dall'Accademia dei Sillografi, un'operetta del 1824, proprio dedicata all'età delle macchine e agli automi. E poi ci sono, a mio parere, due pensieri dello Zibaldone, anche questi non troppo noti, non troppo citati. Uno è quello sulle invenzioni, in cui Leopardi, parlando dell'aeronautica, che è per Leopardi il pallone aerostatico e del telegrafo, che sono i pali a trasmissione meccanica, quindi non propriamente quello che intendiamo noi, però parlando di queste invenzioni si pone il problema delle macchine, non tanto per così riflettere sulla utilità a venire delle invenzioni, ma proprio per ragionare come dire, sul rapporto tra desiderio e invenzione. Leopardi dice: è sciocca la domanda come facevano gli antichi senza le macchine, perché in mancanza dell'oggetto del desiderio, appunto, manca il desiderio stesso. E c'è un altro pensiero dello Zibaldone in cui Leopardi, parlando della polvere da sparo, dice che gli uomini si stanno trasformando in macchine. Ecco, nel finale che Bordini definisce elegiaco, c'è in realtà un elemento regressivo, perché le macchine, dice Bordini, un giorno avranno fame e perciò saranno come noi. Che cosa succederà quindi? Che le macchine appunto acquisteranno la facoltà più tipicamente umana della necessità di nutrimento, che già in mangiare però comportava l'uccisione di altre creature viventi. Quindi quello che Bordini chiama un finale elegiaco è in realtà ancora più tragico del finale cosiddetto tragico, perché da una parte c'è il finale, diciamo, con questa ipotesi di suicidio, ma comunque c'è questo umanesimo che ragiona, che riflette sulla fragilità e proprio sulla friabilità, se vogliamo tornare all'immagine della polvere, del corpo e dell'esistenza. Dall'altra
Dall'altra c'è questo transumanesimo, o meglio la negazione del transumanesimo, per cui il tentativo di resistenza delle macchine è un tentativo fallito. Queste macchine avranno fame, saranno come noi. Ecco, quindi il diorama, secondo me, l'immagine del diorama, che è poi in qualche modo anche l'immagine che questo finale precede, cioè quella della cavalletta imprigionata sotto il vetro, ci dà proprio questa idea di una profonda tragicità dell'esperienza e dell'esistenza. Per scongiurare il disordine, Lio Lirico ci racconta di aver intrappolato questa cavalletta che saltava, quindi la confusione geometrica, l'entropia viene in qualche modo arginata, frenata, co costretta. Ecco, all'orrore della vita. L'unica alternativa potrebbe essere un altro orrore, un orrore ancora maggiore, quello statico della morte. Ed è un orrore che la poesia rende osservabile, mette sotto vetro, inscenando appunto questa vita imbalsamata, come in un diorama, ripeto, uno screenshot del reale. Ecco, la polvere del poemetto, mi avvio a concludere, diventa quindi una sorta di correlativo oggettivo anomalo, una materia senza volto, un antioggetto, ecco, una patina che si deposita sulla superficie discorsiva, il contrario dell'identità, del volto, il contrario dell'io. Grazie. Grazie, grazie Gilda Policastro per questa lettura molto bella che anticipa il suo saggio e in cui ecco, colpisce sia la capacità di spiegare come Bordini sia autore, ha usato l'aggettivo incongregabile che mi è piaciuto molto e che subito ripeto e dal lato opposto però sia come dire, fulcro di una serie di riferimenti che gli vengono dalla tradizione, Leopardi, come è stato spiegato, e dall'altro in senso proiettivo nei confronti della poesia di ricerca di autori più giovani. Grazie ancora e diamo adesso volentieri la parola a Francesca Santucci. Buonasera, grazie, grazie a Niccolò Scaffai, che ha già anticipato l'oggetto di questo intervento, cioè le carte del Fondo Bordini conservate, nell'archivio del Centro Fortini. Nel 2017, quando a Bordini viene conferito il premio Pagliarani alla carriera, Cortellesa rileva una coincidenza curiosa. Il premio viene assegnato a Bordini, al cantore dello smarrimento della giusta strada rivoluzionaria, come lo definisce Cortellesa, proprio il 6 novembre 2017, nel centenario della rivoluzione d'ottobre. Bordini è morto nella notte tra il 9 e il 10 novembre. Non è un centenario, ma è di nuovo un anniversario che consuona con la sua opera, perché i giorni dopo la sua morte i telegiornali ricordano il crollo del muro. E di macerie mi piacerebbe parlare ora, cioè di alcuni pezzi di ricambio e di un repertorio che non si dà quale lettera inerte, ma è tutti i libri del futuro di Bordini, se l'invenzione è etimologicamente rinvenimento e se, cito Bordini, la polvere può essere recuperata, se tutto ciò che è devastato, può divenire rotondo. Il Centro Franco Fortini dell'Università di Siena ha dedicato un fondo a Bordini e lo scorso settembre ha acquisito l'interezza delle sue carte. È un lascito di dimensioni notevoli in fase di inventario che va dalle prime prove di scrittura dei 20 anni, quelle che precedono la militanza politica, fino alle ultimissime redatte al computer. È un lascito che comprende anche i carteggi con gli amici, i colleghi e i sodali di una vita. Uno tra tutti, penso ad Attilio Lollini, un altro autore cui il Centro Fortini ha dedicato un fondo personale. Anche questa è una bella coincidenza. Il fondo è uno strumento filologico decisivo per la lettura di un'opera che ha fatto della variante e dell'errore una funzione del vero e del palinsesto una sua trama organica e che ha ibridato i generi, assumendo che non esistessero più generi. Le carte si collocano tra lo zibaldone di pensieri e l'avantesto, spesso senza soluzione di continuità tra le due cose.
Un esempio per tutti è sia la genesi della poesia, Fare di questo. È un testo in prosa scritto plausibilmente a fine anni 80 e solo in un secondo momento versificato e pubblicato nel 2008 in Sasso, il libro per Scheville. È un testo in cui, un documento in cui troviamo analisi, appunto, instaurazione e post-produzione in coesistenza. In una mail del 17 marzo 2020, sollecitato riguardo al recupero tardo di Fare di questo, Bordini risponde con altre sollecitazioni a se stesso, arrivando a una conclusione che è familiare a quanti conoscono la sua poesia di infaticabile variazione su tema, parafrasando Contini, una poesia che fa dell'approssimazione proprio il suo valore fondante. Leggo la mail. Mi chiedo perché ho trasformato Fare di questo in una poesia. Sono sicuro di averlo fatto perché come poesia potevo pubblicare quello scritto o comunque diffonderlo, mentre come testo sarebbe rimasto a casa mia. Altra domanda che mi pongo, perché è impossibile diffondere, condividere un lampo di illuminazione, una presa di coscienza e inoltre perché ho voluto condividerlo? In ogni caso, penso che il testo originale fosse migliore della poesia. Questo è un esempio del Bordini che torna ossessivamente su se stesso e che ricomincia da capo. Gli autocommenti di Bordini, d'altra parte, sono numerosi tra le carte e sono complementari all'opera stessa. Non c'è in Bordini distinzione tra autocommento, autoanalisi, vita e opera. In pericolo scrive, supponiamo che io stia dentro un racconto, un mio racconto, e lo potessi cambiare, e lo potessi cambiare e vivere una strana avventura, e che potessi vivere la mia vita cambiandola come in un racconto. Supponiamo che io potessi cancellare un anno come si cancella una frase. Se guardiamo la stagione che si apre a partire dal ciclo stilato di Strana Categoria, 1975 appunto, incontriamo il primo antico autocommento a questo libro all'interno di un carteggio. Franco Fortini, colpito dal libro di esordio di uno sconosciuto, gli scrive per sollevarne virtù e criticità. Bordini, nel rispondere, crea una copia della sua replica. Il documento che vediamo è una copia, cioè Bordini ha battuto a macchina due volte questo testo perché voleva conservarlo. Si è reso conto di riflettere lì, di misurarsi lì con alcuni nodi importanti. E ne emergono due in particolare. Il primo è la dialettica tra descrizione e citazione delle cose, retorica e trasparenza del linguaggio. Il secondo è l'ostensione del dubbio, dell'incertezza, quel sentimento di confusione che induce il ricorso alla poesia e che nel 99 gli fa ancora dire: sono contento di non capire le cose, vi sono cose che ignoro e sono contento. Leggo la lettera a Fortini. Caro Fortini, è giusto considerare la poesia come tale e non come mera propaganda o provocazione, altrimenti tanto varrebbe decidere di non fare poesia. Il problema per me in questo momento è stabilire come. Il problema che mi pongo da un po' di tempo è la poesia come citazione. Non mi va di descrivere nulla, mi sembra che le cose debbano parlare da sole. Mi sento di citare le cose, di fare, più che lo scrittore, il trascrittore. Probabilmente perché non sono sicuro di nulla. Allora, la troppo rapida accettazione di convenzioni di cui lei parla è la scorciatoia con cui si cerca di sopperire a certezze che non si hanno, perché non ci sono, perché siamo in crisi, perché il movimento operaio rivoluzionario è in crisi. Ne nasce la retorica. Ma non si può parlare del dubbio come di uno stato d'animo, bisogna gestirlo. Per me, il livello minimo attuale per gestire il dubbio è limitarsi a trascrivere. Riconosco che quando vi sovrappongo delle idee, ne nasce la retorica. È un mio vecchio problema, derivante da una lunga, onesta, sbagliata militanza. Qui il discorso si allarga alla politica, la retorica letteraria di tutti i tipi, al suo fondamento in una retorica politica. Pochi mesi dopo aver scritto questa lettera, Carlo Bordini avrebbe iniziato a lavorare al romanzo di una vita, Memorie di un rivoluzionario timido, romanzo che avrebbe iniziato appunto nel 1976 e che avrebbe scritto e riscritto nel corso di un'esistenza. Carlo Bordini aveva un problema con i finali, aveva un problema con la sintesi, aveva un'attenzione particolare per i finali, ce lo ricordava anche prima Gilda Policastro per quanto riguarda il Poemetto Polvere.
Ha questa particolare attenzione per il finale di strategia, per il finale di pericolo, aggiunge un secondo finale al finale di Gustavo dicendo, però io non sono soddisfatto della fine del romanzo. E, inizia appunto a lavorare a memorie nel 76 e non lo abbandona fino in realtà all'ottobre 2020, quando è ancora intento alla riscrittura della terza e ultima parte del finale di memorie, e, quando poi nelle chiamate telefoniche inizia a dire con un'ironia che conosciamo tutti, non riesco più a lavorare, riesco solo a pensare, ma è comodo, posso farlo ovunque. Allora parliamo di inizi invece che di finali. È il 1976, Bordini viene da una militanza che è stata sogno, ma è stata anche nascondiglio ed espiazione, e uscire da quella militanza in qualche modo ha significato anche una rinascita. Leggo una carta, un documento che si dà come la genesi, l'idea, l'inizio di memoria di un rivoluzionario timido. Oggi, 5 gennaio, mi è venuta l'idea di fare un romanzo. L'idea ce l'avevo da tempo, ma ora si è concretata un po'. L'idea mi è venuta andando al bar e a un certo punto è arrivato il padrone del bar, un tipo piuttosto simpatico, con un grosso lodo in tutto abbottonato e un paio di grossi occhiali da motociclista. Era buffo, faceva tenerezza e ho pensato che mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Farlo, ho poi pensato, avrebbe significato presentarmi al bar per quello che sono. Poi ho pensato che non l'avevo mai fatto, avevo paura che mi avrebbero disprezzato, avevo paura, mi vergognavo di presentarmi come un compagno, volevo vivere la mia vita nascosta. E poi il desiderio che covava da un po' di tempo, ma che in quest'ultimo periodo andava scoprendosi, di fare una vita normale, di vivere, di avere soldi, di occuparmi di me stesso, di amare me stesso, di comprarmi un letto nuovo e bello e di sistemare le questioni della macchina. E insomma di non lasciarmi andare e di lavorare e di non pensare che dedicarmi a me stesso è tempo perso. E la sensazione netta da parte mia di non esistere e il dirmi io non esisto, quindi non posso amare. E tutto questo. E allora accorgermi che in fondo tutto il mio essere si riduceva a una cosa, una sola cosa, essere un compagno. È l'unica cosa di cui posso scrivere, perché io, in vita mia, sono stato sempre e unicamente un compagno, anche quando non sapevo di esserlo. Ma ero destinato a finire così. Concluderei dando voce in realtà di nuovo a delle parole di Carlo, questa volta da un libro edito, cioè da Gustavo, perché mi sembra che intercettino bene il lavoro, il dovere, il lavoro che ci aspetta al Centro Fortini, dovere che sentiamo sicuramente nei confronti del poeta, ma prima ancora dell'uomo, proprio quello di custodire e riordinare e ricordare. Gustavo ricorda. Egli è in un letto ed è tutto sudato. Se stesse in un romanzo, uscirebbe da una lunga malattia. Invece si alza e va a prendersi un bicchiere d'acqua. Ora egli ricorda tutto, ma i ricordi sono come tanti pezzettini colorati, come quelli che si usano per un caleidoscopio. Egli li conta e li riconosce tutti. I ricordi non sono ordinati, ma egli sa che col tempo si metteranno insieme e formeranno un arco, il portale di una chiesa fatto di mosaici. Grazie. Grazie Francesca Santucci per il suo intervento, per aver fatto parlare con le carte, ho fatto parlare Bordini attraverso le carte, e qui il ringraziamento non solo così generale per il suo intervento, ma anche da parte mia specifico a nome del Centro Fortini per il lavoro che Santucci ha fatto, sta facendo e farà. Ascoltiamo l'ultimo intervento di Guido Mazzoni, a cui do con molto piacere la parola. Grazie. Chi ama l'opera di Bordini ama innanzitutto un gesto, che è il fondamento che lo ha scritto. Questo è una forma di nudità letteraria, di iperverità, la chiamava Carlo, e nasce in primo luogo da un gesto di distruzione, da una tabula rasa.
Il bersaglio originario di questa tabula rasa sono le convenzioni, a cominciare da quelli borghesi. Bordini si ribella prima come militante trotskista e in seguito praticando la controcultura degli anni 70. Quando lascia la politica, uno scrittore, poi la prima convenzione contro cui si ribella è la letteratura. Nell'autoritratto, incluso in Difesa berlinese, si legge: "Per me la parola letteratura è sempre stata sinonimo di qualcosa di odioso e di disprezzabile." Bordini sembrava estraneo a ogni tradizione letteraria, ma rifiutava anche, e lo ha fatto esplicitamente e ripetutamente, la tradizione dell'avanguardia. C'è un elemento anarchico e infantile nella sua opera, diffuso ovunque, nel boicottaggio delle regole ortografiche, nell'amore per le costruzioni asimmetriche, nei passaggi bruschi, negli inizi che non aprono veramente, nelle chiuse che non chiudono veramente. Ma il primo tratto anarchico e il più importante è che Bordini non sembra avere dei genitori letterari, se non lontani. Fra gli anni 50 e gli anni 60 contano per lui gli scrittori della Generation, poi ha contato molto Apollinaire, che forse è il poeta da cui Bordini ha imparato di più, a cominciare dall'oscillazione caratteristica della sua opera tra i momenti ipersperimentali e i momenti lirici, di un lirismo anche molto scoperto, di cui Bordini non si vergogna mai. Un altro libro decisivo per lui è stato senz'altro Trasumanare e organizzare di Pasolini, che ha avuto un effetto liberatorio. Gli scrittori che ha amato sono molti, da Dostoevskij a Kafka, da Amelia Rosselli a Aldo Rosselli, ma il punto essenziale è che non li ha imitati mai. Al massimo c'è molto Kafka in Gustavo. È difficile incontrare uno scrittore che abbia imitato così poco. Oltre alle convenzioni, Bordini ha anche tutto quelle che, per usare una grande parola leopardiana, potremmo chiamare le illusioni. L'illusione politica e rivoluzionaria, in primo luogo, da cui esce dopo 9 anni di militanza totalizzante, millenaristica, e che retrospettivamente interpreta come un modo per sfuggire a se stesso e alla realtà, chiudendosi nella stanza dei giochi, di cui Gianluigi Simonetti ci parlava prima. Poi l'illusione antropologica, per così dire, la speranza che gli esseri umani possano trascendere il loro irriducibile nucleo egoistico e aggressivo, che possano convivere, non uccidersi, non farsi troppo del male, non sfruttarsi, non confliggere, che la vita possa avere un senso, una forma di gentilezza al fondo. Ora, se il gesto di distruggere le convenzioni e convenzionalmente considerato di sinistra, il gesto di distruggere le illusioni vuol dire che scrittori di destra. Uno dei più importanti tra i suoi articoli brevi si intitola proprio Gli scrittori di destra e dice questo: autori come Swift, Baudelaire, Dostoevskij, Pirandello, Céline, Ionesco, che non credono alle speranze umanistiche, democratiche, liberali, progressiste, socialiste, comuniste, che professano una visione nera degli esseri umani, della vita, della società, dei rapporti tra i sessi, hanno una chiaroveggenza che gli scrittori di sinistra non hanno. E Carlo diceva: noi li ammiriamo perché, nonostante le nostre speranze di sinistra, sappiamo che hanno ragione, che dicono la verità. Con gli anni Bordini aveva sviluppato un'antropologia cupa, hobbesiana e soprattutto freudiana, che prende il posto della speranza utopica nella perfettibilità umana che si accompagnava all'utopia rivoluzionaria. Negli aforismi che chiudono Difesa berlinese si legge: solo chi è disperato può dire la verità. La speranza confina spesso con la menzogna. La disperazione è l'unico metodo valido per guardare il reale. Carlo poi citava spesso, in pubblico e in privato, una frase bellissima di Aldo Rosselli, che suona: l'anima dell'ateo vola in cielo più leggera di quella del credente, perché non è oppressa dal peso della speranza. All'iperverità Bordini era arrivato lentamente, ed era arrivato attraverso quella che in strana categoria chiama una discesa nei profondi di se stessi. L'origine era quel partire da sé, che è stato un tratto tipico nei movimenti degli anni 70, a cominciare da quello femminista, peraltro. Partire da sé, da un punto di vista letterario e anche esistenziale, può essere un gesto pericolosissimo, perché c'è il rischio che alla fine l'io,
lasciato a se stesso, privato di maschere, sovrastrutture e direzioni, si riveli povero, si riveli convenzionale e pieno di falsa coscienza. Il caso di Bordini non è successo. Non è successo non solo perché Bordini era una persona molto intelligente, ma non è successo anche perché il partire da sé è stato, nella vita di Bordini, anche il punto di attacco della psicoanalisi. Il ruolo della psicoanalisi è stato decisivo per lui. Nella sua opera la psicoanalisi non è solo un insieme di temi, come spesso succede, è innanzitutto un dispositivo testuale, è una macchina semiotica. I suoi testi riprendono i movimenti tipici dell'esperienza analitica, proprio come le sedute, le opere di Bordini sono fatte di tre livelli. C'è l'autobiografia, o come si diceva negli anni 70, il vissuto. Sopra l'autobiografia c'è la riflessione sulla vita propria e altrui. C'è un tratto saggistico, concettuale, che è tipico della psicoanalisi. Nelle sedute di analisi si costruiscono tante spiegazioni di sé, si inventano tanti concetti e tante menzogne. E sotto la biografia c'è una rete di materiali inconsci, preconsci, onirici o puramente casuali, che emergono all'improvviso e mettono in crisi, magari, le spiegazioni che uno dà di sé. Della psicoanalisi Bordini riprende poi le tecniche, il rimuginare, per esempio, le associazioni immediate, e prima ancora riprende un'idea esposta in un altro scritto di poetica decisivo, intitolato Poesia, l'unica che dica la verità. L'idea cioè che la letteratura non sia la trascrizione di qualcosa che già si conosce, ma sia il luogo nel quale emerge qualcosa che non si conosce ancora e che magari ci fa paura, che magari disapproviamo, proprio come dovrebbe succedere nel setting analitico. In una fase della sua opera, Carlo ha scritto partendo dalla registrazione della propria voce, secondo una tecnica che assomiglia, oltre che alla scrittura automatica surrealista, a quelle che succede nelle sedute di analisi, senza registratore, ovviamente. L'anima dell'ateo vola in cielo più leggera di quella del credente, dunque, perché non è oppressa dal peso della speranza. C'è da dire che la disperazione di Carlo era una disperazione temperata, era tagliata con qualcos'altro, come si dice, dei farmaci o delle droghe. Era tagliata con l'ironia, un'ironia al tempo stesso metafisica e bonaria, un'ironia romana, c'è un tratto romano nell'opera di Carlo che il non romano coglie immediatamente perché lo ammira e non lo sa rifare. E oltre ad essere romana, questa ironia era anche romantica, nel senso che Friedrich Schlegel o Kierkegaard danno a questa formula, era l'ironia di chi vede la finitezza umana dall'alto e la mette in prospettiva. Quando parlava della propria morte, Carlo la paragonava o a un grande riposo, cioè il Sasso, per cui è intitolata Sasso, si dice esattamente questo, oppure la paragonava alle anestesie totali che aveva dovuto affrontare negli ultimi anni e diceva: in fondo io sotto anestesia ci sono stato bene, in fondo ci tornerei. Ecco, leggendolo o ascoltandolo, viene in mente una cosa che Lukács giovane scrive in L'anima e le forme, poi meglio in Teoria del romanzo, cioè che l'ironia, in fondo l'ironia romantica, anche l'ironia romana, se volete, è l'autocorrezione della precarietà, tempera il senso tragico della precarietà, che è una costante nell'opera di Bordini, si pensi uno dei suoi capolavori, Polvere, ero sempre un po' meno di quello che sono, anzi molto meno, Polvere, ho perso molto, eccetera. L'ironia lo teneva a riparo da una deriva possibile, di noi atei che non crediamo in niente, cioè il cinismo. Nella sua opera c'è qualcosa di disperato, ma insieme di bonario, c'è un gesto di cortesia che bilancia la disperazione, l'antropologia cupa, e che comunica una forma di saggezza superiore, indulgenza. Parlando di un regista che gli piaceva molto, Altman, Bordini scrive: Altman è bravo, ma è maligno, e questo gli impedisce di essere grande. Ecco, l'ironia dava a Carlo uno sguardo telescopico, uno sguardo dall'alto, alla fine sui poveri diavoli che siamo. E questo sguardo lo teneva al riparo dalla malignità, dal cinismo. E io credo che la sua opera sia stata grande anche per questo. Grazie. Grazie anche a Guido Mazzoni che
come dire, ha messo a frutto una conoscenza tutt'altro che superficiale, un'amicizia, ecco, profonda con Bordini, e l'ha messa a frutto però anche attraverso una altrettanto profonda capacità di lettura dei suoi testi. Io ringrazio collettivamente i partecipanti alla tavola rotonda e ricordo che a questo momento si può intervenire o chiedendo la parola direttamente o scrivendo la vostra domanda o il vostro intervento nella chat. E c'è già un primo intervento, quello di Valentina Toschi, che si è laureata sull'opera di Carlo Bordini all'Università di Siena, e le lascio volentieri la parola. Grazie professore. In realtà mi volevo ricollegare al discorso fatto da Simonetti, che credo abbia un'importanza rilevante, per cui esiste un legame fondamentale tra essere e scrivere, ed è vero, e non è una questione scontata, soprattutto in merito a quello che riguarda appunto la poesia, anche la prosa di Carlo, perché c'è un legame stretto tra autobiografia e poesia, e questo legame è necessario. La poesia di Carlo nasce soprattutto, innanzitutto, come riflusso e anche come, diciamo, disillusione, che può essere definita ideologica, politica, se andiamo a prendere soprattutto Strana Categoria, che è la prima opera pubblicata da Carlo nel 1975, ma al tema della disillusione politica si legano altri temi come appunto la disillusione erotico-sentimentale, quella sociale e quindi appunto quella linguistica. Parlo soprattutto della decostruzione linguistica e quindi anche al rifiuto di cui parlava il professor Mazzoni, quindi il rifiuto della forma. Ma credo soprattutto che sia fondamentale anche una domanda che Carlo si è posto, che Bordini si è posto, e cioè come si può essere classici oggi, come possiamo dire qualcosa di nuovo, cioè di fronte alla moltiplicazione delle esperienze globali, ma anche di fronte ai fallimenti che sono sia collettivi che personali, come possiamo raggiungere una nuova sintesi? Quindi io credo che il problema che stia alla base di tutta l'opera di Carlo e che fa anche da collante dall'inizio alla fine, cioè dalla prima raccolta fino all'ultima, è proprio un problema di organicità, cioè di ricerca di organicità. E questa organicità per Carlo coincide con una petizione di principio che Berardinelli stesso aveva già fatto notare in un articolo del 25 agosto del 2010 pubblicato per il Foglio Quotidiano, in cui dice che Bordini scrive come se niente fosse stato scritto. E è un ricominciare costante da capo. Quindi non crede, Bordini non crede che esista una redenzione, nemmeno un'epifania chiarificatrice, non crede che il nuovo coincide con questo incessante, con questa incessante penetrazione nell'ordine delle cose, dell'animo umano, del linguaggio. E quindi credo che sia fondamentale anche quello che ci ha fatto notare Francesca Santucci e la stessa Gilda Di Castro, in cui ci ha fatto notare anche questo legame che non è ingenuo, legame tra Bordini e un autore anche come Leopardi, cioè Bordini è uno scrittore lucido, come lo è stato Giacomo Leopardi, proprio nel momento in cui decide di scrivere e di descrivere le cose come stanno, senza retorica, e nel momento in cui decide di chiamare le cose con il loro nome. Quindi credo che anche questa domanda meriti, insomma, di essere messa in luce, insomma, chiedersi, cioè, capire perché Bordini si sia posto per primo la domanda del come si faccia a superare il passato. Perciò, questo, ringrazio tutti e ringrazio Simonetti, Cortellessa, Policastro e anche Santucci e professor Mazzoni per i loro interventi. E niente, volevo sapere soltanto se nel caso avessero una risposta, se potessero delucidare anche questo aspetto. Grazie. Grazie Valentina Toschi per questo intervento molto ricco e articolato che ha chiamato in causa, ricollegandosi ai vari interventi. E quindi, se qualcuno dei partecipanti al seminario, alla tavola rotonda, vuole commentare o replicare, ne ha facoltà. Vedo che Gianluigi Simonetti ha acceso lo schermo, gli do la parola.
Sì, grazie. No, soltanto una cosa, poi altri magari aggiungeranno magari anche cose più importanti. Io semplicemente notavo, ascoltando Valentina Toschi, che riflettevo sul fatto che in realtà è una domanda questa che diceva lei, applicandola a Carlo Bordini, che secondo me è una domanda che molti si sono posti nella generazione di Carlo e anche nel luogo fisico in cui Carlo scriveva, cioè è una domanda che attraversa tutta la cosiddetta scuola romana negli anni 70, questo del rapporto col passato e della poesia del presente. Non che Carlo fosse interno in maniera organica a questa scuola, non era organico a nessuna scuola, però fa parte secondo me di quell'ambiente, di quel gruppo che questa domanda se l'è posta. E se penso alle sue prime cose, secondo me c'è una categoria anche dal fondo, l'antologia che ha curato con Antonio Veneziani. Ecco, quelle sono opere che secondo me vanno anche inserite in quel contesto storico, tra le altre cose, cioè come possibile tentativo di risposta a quella che sembrava in quegli anni e negli anni precedenti una sorta di interruzione, di pausa nella storia della poesia del Novecento, da cui non si sapeva bene come ripartire. E alcuni come Carlo, e in particolare alcuni a Roma come Carlo, mi pare che abbiano interpretato la poesia anche in questo modo, cioè come qualcosa che in realtà c'è sempre, da cui si può ripartire anche da zero, senza patri, senza nonni, cioè senza genealogie letterarie, partendo magari dalla forma diario, che era una forma importante per Bordini e che era anche quello che probabilmente apprezzava in alcuni dei quasi modelli di cui parlava prima Guido. Prima Guido, per esempio, parlava di trasumare e organizzare. Anche trasumare e organizzare è una raccolta che a Roma nel 71 o negli anni immediatamente precedenti ricominciava a fare poesia, a scrivere poesia, a proporre poesia su una base molto più precaria, molto più corriva anche, veramente corriva. E del resto, nel suo bellissimo saggio su Pasolini, Bordini lo dice, all'opera di Pasolini manca qualcosa, manca come dire, una sincerità totale, bisognerebbe surrogare il diario. Un di più di diario. Insomma, credo che sia una domanda di Carlo, quella, ma anche una domanda della sua generazione e dei poeti che stavano intorno a lui quando ha cominciato a pubblicare. E che quindi sia una risposta personale a un problema in realtà che non era solo di Carlo, e che però lo risponde in maniera molto personale. Grazie a Gianluigi Simonetti per questo commento. Forse anche gli altri partecipanti, ecco, vogliono intervenire. Vedo Andrea Cortellessa, prego. Grazie. Ma sì, la questione della tradizione è posta dall'opera di Bordini in maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati e credo anche abbastanza diversa da quella della scuola romana di cui parlava adesso Luigi. È una scuola, se ho capito bene i riferimenti, diciamo, implici nel suo discorso, quella diciamo di Brasci, Pratopagano, alla quale sicuramente Carlo è stato vicino. Per esempio, nel caso di strategia, ha chiesto a Claudio Damiani di scrivergli la prefazione. Si trattava in realtà, per quegli autori, davvero di un'ipostasi classicista, cioè a dire di un fare tabula rasa del passato recente, fatto appunto negli anni 70 di impegno politico e di sperimentazione formale, per raggiungere però un canone antico, per raggiungere modelli eterni, per raggiungere livelli assoluti. Il caso di Bordini mi sembra diverso, se non altro è stato e si è professato un outsider. Non ci scordiamo appunto che lui esordisce tardivamente in letteratura come attività seconda, poi la lettura, l'esperienza di lettura sicuramente avevano accompagnato la sua vita di militante politico, ma nessun tentativo di invece accedere alla dimensione della letteratura in prima persona c'era stato in quel periodo. Arriva alla poesia, arriva alla scrittura Bordini con quella stessa improvvisazione, torno su questa categoria così complessa, se ci pensiamo bene,
che una volta Bernardo Bertolucci ha attribuito a Pasolini. Pasolini era il contrario di uno spontaneo, era il contrario di un primitivo, però scelse appunto un'attività, scelse una tecnica, quella del cinema, che gli era completamente estranea, se non in qualità appunto di spettatore, non di autore in prima persona. Per cui, raccontava Bertolucci in quell'occasione, è come se ogni colpo di manovella che dava Pasolini ad Accattone fosse il primo colpo di manovella della storia del cinema. Questo effetto è appunto un effetto attentamente voluto, è un effetto costruito, è una primitività costruita e quindi un primitivismo. Questa è un'eredità delle avanguardie storiche. Ha molto ragione Guido Mazzoni nell'evocare Apollinaire. Ha molto ragione per Apollinaire, sia per quella condizione, diciamo, di sperimentazione e lirismo esposto, ma anche, per esempio, per la congiunzione di una profondissima cultura, una compiaciuta cultura, un collezionismo culturale, e invece un esibito primitivismo, voler attingere, diciamo, delle energie profonde che sono prima della tradizione, sono al di là e prima della tradizione. Il tratto pasoliniano di Bordini è proprio questo, secondo me, cioè quello appunto di un ricercare una condizione di primarietà, una condizione di sorgività, che tuttavia si sa benissimo, si è perfettamente consapevoli che ci è estranea nella realtà. All'altezza della metà degli anni 70 questa condizione non poteva che essere appunto artificiale, non poteva che essere seconda. Questo però appunto con quel candore, questo forse è il termine che va impiegato per Bordini, con quella volontà appunto di opporsi alle facili soluzioni del cinismo, di cui parlava Guido, gli consente appunto di sottrarsi anche a quell'affettazione, a quella stupefazione, a quella esibita verginità e a quell'esibito candore che appartengono appunto alla scuola romana succitata. Questo fa appunto di Bordini uno strano animale, insomma, qualcosa che ha al proprio interno tante esperienze diverse e tante anime diverse. Quello che mi sentirei discutere è appunto l'intento classicistico, questo mi sembra davvero l'ultima delle sue preoccupazioni. Anzi, probabilmente quella lettera a Fortini che ha citato Santucci prima è molto interessante. Probabilmente è proprio il vero idolo polemico di Carlo è proprio il classicismo inteso come lo intendeva storicamente Fortini, cioè evidenziando appunto l'etimologia della parola classe, no? Cioè uno stile delle persone che hanno e che possiedono la tradizione. Ecco, la tradizione invece è qualcosa di non posseduto, è qualcosa di estraneo, è qualcosa che al massimo possiamo rapinare, possiamo rubare, no? Di notte. Come dei ladri, e possiamo appunto semplicemente invidiare un po' come in quella scena dell'effetto notte di Truffaut. Vi ricordate quando appunto Jean-Pierre Léaud, l'avatar di Truffaut, racconta di quando guarda in un negozio le fotografie dei film, delle foto di scena del quarto potere di Citizen Kane di Orson Welles. E decide di rubarle, appunto, perché l'unico rapporto con quella tradizione, l'unico rapporto con quel canone non è altro che appunto di conflitto, di invidia e di desiderio per qualcosa che in realtà non ci appartiene e non ci apparterrà mai. Sono d'accordo, il problema è che non mi riferivo in realtà però a Bracci e a Prato Pagano. E effettivamente lì i modelli ci sono, modelli classici, noti. No, io mi riferivo in realtà, però anche più spostati sugli anni Ottanta. Io mi riferivo invece a quello che avevo detto, cioè per quello che citavo appunto dal fondo e trasumanare e organizzare. Mi riferivo invece a una generazione più legata agli anni 70 a Roma, a un clima più legato agli anni 70, alla prima metà degli anni 70 a Roma, quindi mi riferivo a Pasolini, trasumare e organizzare, a Lolini, alla prima Patrizia Cavalli. Ecco, per quegli autori mi sembra che si ponesse in quei termini che poi ha detto Andrea, il problema di un rapporto con la tradizione senza genealogie e senza modelli, neanche i modelli che poi sarebbero stati presenti in Braci e Prato Pagano, solo per chiarire questo equivoco, questa
questo punto. E sono invece d'accordo con tutto quello che ha detto poi Andrea. Semplicemente io non mi riferivo in realtà a quel mondo, ma a quell'altro. Grazie a Gianluigi Simonetti. Ricordo a tutti i partecipanti che si può intervenire in chat scrivendo che si vuol prendere la parola o direttamente scrivendo la propria domanda. Gilda Policastro, prego. Sì, Valentina Toschi parlava, se non sbaglio, di sintesi, quindi mi è venuto in mente il titolo di un breve saggio di poetica che Carlo Bordini ha pubblicato su un numero dell'Ulisse uscito lo scorso anno. Essere saggi non basta, occorre una nuova sintesi. E la sintesi di cui Carlo Bordini parla in questo saggio è quel difficile bilanciamento tra, dice, il modo, disincantato di guardare la realtà, quindi la disillusione di cui parlava Mazzoni, e la capacità di guardare dentro se stessi. È interessante questo saggio perché Bordini si smarca sia dalla retorica dell'antagonismo e quindi parte col raccontare un festival colombiano in cui c'era il poeta acclamatissimo dalla folla che leggeva una poesia su Che Guevara, cuor di leone. E dice Bordini, legge un poeta performativo e tutti applaudono e arriva un grande poeta e nessuno se ne accorge. Da questo episodio, da questo aneddoto, partono poi una serie di domande, di interrogativi tipicamente bordiniani. Da finto ingenuo, quel candore di cui parlava Cortellesse è un finto candore perché l'intelligenza di Carlo Bordini è sopraffina ed è tanto più acuta quanto più dissimulata. E dice, questo è l'interesse che ho negli ultimi anni, ovvero bilanciare questo sguardo sulla realtà e questo sguardo dentro se stessi. Ci sono una serie di domande che mi pongo, perché in questo momento storico il mondo sta rotolando verso l'autodistruzione. Perché non siamo stati capaci di fermare le cose? Perché abbiamo sempre perso? Perché comandano i peggiori? Oh, è sicuro che noi siamo migliori degli altri? Ecco, questa è l'ironia più tipicamente bordiniana. Poi rievoca il suo passato trotskista e dice appunto di essere stato trotskista perché attratto dalla sconfitta e perché l'adesione a questo movimento gli permetteva di vivere fuori dalla realtà. Non è una consapevolezza piacevole, chiude così, ma è necessaria. Se la poesia vuole dare consapevolezza, deve andare oltre tutte le retoriche, guardarsi a fondo. Ecco, mi piaceva citarlo, mi piaceva rispondere a Valentina in qualche modo con le parole di Carlo. Grazie. Non so se anche Guido Mazzoni vuole partecipare a questo che è un secondo tour de table, diciamo. Prego. Io beh, è nata una bella discussione in cui in realtà le posizioni sono molto vicine. Sulla sostanza mi sembra che concordiamo tutti. A me, mi, ecco, è importante sottolineare che quando quel gesto di tabula rasa, Valentina Toschi citava Berardinelli, Andrea Cortellessa ha ripreso il discorso. Quella tabula rasa che è stata un gesto generazionale nel corso degli anni 70 in tutti gli ambienti poetici italiani, in particolare a Roma, quel gesto di tabula rasa in diversi casi ha portato ad un ritorno a posizioni classicistiche. Nel caso di Carlo, il classicismo non è mai stato, diciamo, nell'orbita mentale letteraria di Bordini, che è veramente l'antitesi del classicista. Se il classicista, come dice Valéry, è colui che guarda indietro, Bordini non ha mai guardato indietro, il suo rapporto con la tradizione è un rapporto di rottura, addirittura di disinteresse in molti casi, nel senso che legge i suoi autori ma non li imita mai. Nel caso di Bordini la tabula rasa è stata veramente una tabula rasa, cioè uno degli aspetti straordinari della scrittura di Bordini è il fatto che
la qualità della sua voce, il suo modo di prendere la parola, il suo modo di costruire un'autobiografia, è un modo assolutamente sorgivo di una persona intelligente che ha una cultura politica, filosofica in senso ampio, che ad un certo momento mette a frutto, senza passare dalla mediazione letteraria e reinventando una mediazione letteraria, quasi ex novo. D'accordo sull'aspetto del candore, aggiungerei l'aspetto della timidezza, cioè straordinario il titolo Memoria di un rivoluzionario timido, cioè Victor Serge con la timidezza. E d'accordo sul fatto che il candore, la timidezza era reale. Il gesto di fare l'idiota, il gesto tra Dostoevskij e il teatro dell'assurdo, c'era anche una componente di letteratura dell'assurdo in Carlo. Questo gesto è un gesto di straniamento, è un gesto tipico di Carlo. Per esempio, in molti dei suoi testi, poesie, testi in prosa, si trovano racconti di aneddoti che permettono a Carlo di pensare per la prima volta a un problema politico o esistenziale fondamentale che tante volte è stato posto e che attraverso lo sguardo ingenuo di chi ci arriva dall'exemplum che ha davanti viene completamente riformulato. Ecco, questa retorica del candore, dell'ingenuità era un dispositivo di straniamento che Carlo usava spessissimo. Grazie, grazie Guido. Mentre eventualmente maturano altri interventi, leggo il commento di Claudio Orlandi. Interventi molto belli, pare di vedere il viso di Carlo mentre ci ascolta in silenzio, con quel suo viso calmo e presente nel presente. Un grazie particolare ad Andrea per aver mostrato la foto di Carlo in quella serata al Policlinico, che naturalmente mi ha commosso. Carlo è ancora molto vicino. Una domanda di Tommaso Ghezzi, che ugualmente leggo, per Andrea Cortellessa. È possibile che la sostituzione del trattino singolo con il doppio trattino per indicare l'accapo in strategia, oltre che per evocare il simbolo matematico dell'uguale, rimandi al segno elementare che nella scuola primaria viene insegnato ai bambini proprio per incidere il troncamento delle parole durante i dettati. Questo aderirebbe con quell'infantilismo che, specularmente alla sapienza senile, secondo l'antinomia a cui si riferiva Simonetti, nel suo intervento va a comporre la poetica di Bordini. È una bella idea, anche perché oltre al tratto infantile, no, di cui parlava Gigi, che poi è stato ripreso un po' da tutti gli interventi, c'è anche molto un tratto, questa è un'ambivalenza psichica, sadomasochismo lieve, diciamo, un tratto invece, un tratto insegnante, perché Carlo è stato anche questo. Diciamo, è stato ricercatore all'università, ma comunque ha insegnato e tra l'altro ricordava con molto piacere i suoi insegnanti. Per breve tempo ebbe come insegnante d'inglese appunto un personaggio che sia antipode, lo è da molti punti di vista, come Giorgio Manganelli. Ma al di là di questo, appunto, questo elemento, diciamo, pedagogico e mastigoforo potrebbe benissimo essere parte dell'ispirazione di quel segno doppio. C'è anche un elemento, appunto, se vogliamo, appunto, nel mimare la scrittura appunto primaria. C'è anche l'elemento regressivo di Walzer, no? Dei temi scolastici di Walzer. Walzer credo che potesse essere un altro suo autore, ma su questo non ho informazioni. Cioè l'idea appunto che si possa regredire non solo sintatticamente e ortograficamente, ma proprio psichicamente. Ecco, questo è un, forse è un, tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi manca un po'. Accennava Guido nel discorso sulla psicanalisi, un altro elemento che secondo me è tra i più affascinanti in assoluto di Carlo, e cioè l'attrazione e l'attenzione per il mondo del disagio mentale.
Quel libro che parlava prima Simonetti, Dal fondo, è un libro straordinario, unico, è stato anche ripubblicato relativamente di recente dall'editore Avagliano, ed è oltre a essere un documento abbastanza appunto straordinario del tempo in cui venne redatto, come dire, è una tornasole dell'attrazione che aveva Carlo appunto per le persone che si trovavano dal punto di vista mentale e che si trovavano più che in una condizione di alterazione totale, psicotica, in una condizione di borderline, cioè di camminare sul ciglio della catastrofe. Ecco, questo elemento del pericolo, no? Del rischio, della vicinanza al tremendo, come la chiamava Emily Dickinson e la traduceva Amelia Rosselli, è uno degli aspetti proprio dal punto di vista tematico più affascinanti, soprattutto della sua narrativa. Ecco, per esempio, un libro come Gustavo, effettivamente è un libro abbastanza unico nella nostra tradizione. E non sono molti gli scrittori che hanno insistito così a lungo e con tanta continuità e con tanta capacità con tanta sensibilità di penetrazione nel mondo lì, perché è un mondo che facilmente appunto diventa uno stereotipo romantico, diventa facilmente uno stereotipo, una posa, e questo non era per Carlo. Ci si potrebbe chiedere, e qui però appunto una domanda di quelle radicali, fino a che punto Carlo non fosse anche appunto un rispecchiamento, cioè appunto per quella dimensione di disturbo, definirei così, che le memorie di un rivoluzionario timido tematizzano a lungo, ma più che tematizzarlo lo performano appunto con tutta quella fenomenologia dell'errore, dell'lapsus appunto di cui accennavo. Carlo, una persona particolare, ma per come l'ho conosciuto io, non bene quanto altri che hanno parlato oggi, non era affetto da particolari disturbi di questo tipo. Però forse intuiva o magari si augurava che quella alterità, che quella differenza, fosse un territorio contiguo a quello della poesia. E mi rendo conto che sto toccando, diciamo, un argomento e anche, come dire, percorrendo un territorio molto sdrucciolevole. Però questo era molto presente nella volontà e nel mondo letterario, perché poi è finito per essere anche quello, di Carlo. Grazie Andrea. Prego, Se posso, perdonatemi, capisco. vorrei così inserirmi nella lettera che Bordini invia a Fortini. C'è lo stesso segno di uguale per andare a capo, segno che in realtà non compare nelle carte più tarde, quelle diciamo degli anni 80. E, è possibile che fosse proprio un uso di Carlo attorno appunto negli anni 70 e primi 80, considerando che appunto Strategia viene pubblicato nell'81. È vero anche che, almeno per quanto emerge dalle carte, chiaramente Carlo aveva anche una maniacale intenzione di trascrizione fedele di tutto quello che trovava sulle carte. Per esempio, in Sasso ci sono molte poesie che riportano anche gli appunti a matita che lui aveva inserito sulle carte. Ci sono delle poesie che, per esempio, in alcuni versi, ora vado a memoria, dicono mettere questo in corsivo, che era chiaramente un appunto, una glossa di Carlo al testo e che viene però in fase di stampa riportata identica così come si trovava sulla carta. Questo solo per aggiungere qualcosa, non per chiaramente per dare la verità definitiva, quello sarebbe impossibile. Sì, non voglio monopolizzare con questa storia del trattino, però è molto giusto questo che diceva adesso Francesca. Aggiungo un altro elemento, appunto, che questo scrupolo, questo zelo quasi appunto da documentarista, come si diceva, documentalista,
non scordiamoci appunto la raccolta documento della Amelia Rotelli degli anni 70. Probabilmente derivava sempre dal caso di materiali appunto non necessariamente di incolti o di semi analfabeti, ma comunque di personaggi estranei, di marginali. Ecco, questo elemento del margine, questo luogo fuori dalla cultura letteraria in particolare che gli interessava, era qualcosa che andava travasato dentro alla letteratura stessa. E probabilmente quella lettera che tu hai mostrato è del 75, cioè appunto del suo inizio proprio, no? Di questo inizio un po' mitico, ma anche vero, insomma, di attività di scrittura. È come se strategia misura utilizzasse, adesso forse sto esagerando, ma insomma utilizzasse il proprio stesso usus scribendi ipercorrettorio e appunto vagamente scolastico, primitivo di questo famoso trattino doppio, per però introdurlo all'interno di un testo letterario con tutti i crismi e con tutta anche la malizia che in qualche misura mostra strategia, cioè trattando la sua stessa ingenuità come un materiale. E non sono tanti gli scrittori che hanno questa possibilità per via della loro, diciamo, doppia vita, che questa malizia, questa lucidità. Grazie. Chiedo se ci sono altri interventi. Gigi Simonetti. Se non ci sono, non ci sono altri interventi, perché Per ora no, prego. semplicemente perché credo che forse possiamo concludere questa parte del dibattito, perlomeno. Possiamo concludere forse immaginando che chi si occupa della poesia di Bordini in futuro, chi la studierà da vicino, credo che dovrà da un lato così, analizzarla in sé, dall'altro credo che abbia però spazio per collocarla anche nel suo periodo storico. Nel senso che è vero che è una poesia senza padri, senza genealogie, come abbiamo detto ripetutamente, però non è una poesia isolata nel momento in cui appare. Tra il 71 di Trasuonare e Organizzare e l'81 di Apro della Rosselli, accanto alle mie poesie non campionano il mondo, accanto a Lolini, che forse è quello che per certi versi somiglia di più, tra Dal fondo e L'io che brucia come antologie, o Valori d'uso, più che Braci e Prato Pagano, io direi Valori d'uso fra le riviste romane di poesia di quel periodo. Ecco, sono autori e testi che dialogano tra loro, sono tutti diversi l'uno dall'altro, perché è chiaro che non è lo stesso tipo di poesia, quella di Strana Categoria, quella di Trasformare e Organizzare, Le mie cambieranno il mondo, Notizie della Necropoli. Sono tutte poesie diverse, però sono tutti tentativi di rispondere a uno stesso blocco di problemi e in una direzione simile, anche se non uguale. Ecco, credo che da un lato bisognerà storicizzare questa fase della poesia italiana e questo luogo anche della poesia italiana, perché c'è in questo caso storia e geografia anche. E dall'altro poi però anche valorizzare il modo in cui Carlo ha risposto a questo problema che non era solo suo. La sua risposta, che invece è solo sua, secondo me è stata particolarmente brillante, è stata particolarmente incisiva ed è destinata a restare. Io rapidissimamente su questo punto, che è molto interessante e cruciale, sono d'accordo con quello che ha detto Gianluigi Simonetti e volevo aggiungere questo, a partire anche dal documento che ci ha mostrato Francesca Santucci, la lettera a Fortini, il commento che mi ha fatto. A metà degli anni 70 c'era in Carlo un forte elemento anche di contrapposizione generazionale. La lettera a Fortini ha delle armoniche meno aggressive, però che fanno sistema con un saggio importantissimo, un intervento importantissimo che Carlo scrive in quel periodo, che è l'intervento scritto pochi mesi dopo la morte di Pasolini, che è veramente l'inizio probabilmente delle memorie di un rivoluzionario timido, dell'idea delle memorie di un rivoluzionario timido, incentrata sull'idea che l'intellettuale impegnato, tutti gli intellettuali impegnati, Pasolini, pure Pasolini, che comunque era quello che più aveva sfiorato la vita reale, secondo Bordini, senza avere il coraggio di parlarne veramente in modo aperto. C'è da dire che Bordini non conosceva, poteva conoscere Petrolio ancora, sarebbe stato forse il testo più vicino a
a quel tipo di letteratura cui Bordini pensava, anche se con tutto l'apparato allegorico di Petrolio non avrebbe incontrato probabilmente il favore di Bordini in quel momento. Però ecco, c'era la volontà che poi era generazionale, di costruire una forma di presa di parola priva di quel gesto di ritratto in piedi, di statua equestre, che Carlo trovava in Pasolini e senza dirlo probabilmente anche in Fortini. Ecco, in questo c'è un elemento generazionale che fa sistema con gesti simili che quella generazione compie per dire, un autore che va per tutt'altra strada, bellezza il mare di soggettività perlustrando, ecco. C'è quest'area di famiglia. Bordini la interpreta in tutt'altro modo, però questa somiglianza epocale rimane. Grazie Guido. Vedo che anche Gilda Policastro ha acceso lo schermo. Prego, Gilda. Una speranza e un invito che faccio appunto ai lettori prossimi venturi di Bordini è di contestualizzarlo e non retrodatarlo troppo, perché io lo sento molto più contemporaneo della mia generazione piuttosto che delle precedenti, e non a caso la riscoperta di un autore così importante è passata attraverso gli autori della cosiddetta area di ricerca. Marco Giovenale, che citavo prima, ha parlato correttamente del loose writing di Carlo Bordini, della scrittura a perdere, di questa scrittura lasca che ha intercettato assai precocemente, come dicevo prima, già da materia medica, questa inedita possibilità della poesia contemporanea di essere, di farsi scrittura anomala rispetto alla poesia di tradizione. Carlo viola i confini di genere, scrive poesie che hanno, come lui stesso dice, più prosa dentro rispetto alle stesse prose e viceversa. Quindi questa ibridazione, sono un ibrido, dice di sé. È ciò che lo avvicina alla cosiddetta area di ricerca, alla poesia più sperimentale dei nostri anni, quando appunto in materia medica campiona un trattato di omeopatia di fine 800 appunto sui guasti del corpo, sulle forme di degradazione, di forme che conseguono a stati di malattia fisica o di alterazione psichica. Ecco, già un poeta di ricerca e un autore di post poesia, come dicevo prima ancora che Glaise e gli autori francesi arrivino a teorizzare questa categoria. Quindi Carlo nostro contemporaneo. Grazie. Prima di concludere, se non ci sono altre domande, darei volentieri la parola alla poetessa Mira Hara, la moglie di Carlo Bordini, che se vuole può accendere il microfono e intervenire. Buonasera, io voglio congratulare l'Università di Siena, Guido Mazzoni e gli altri relatori. Mentre vi ascoltavo, ho scritto un brevissimo testo che vorrei leggere, che è così anche più facile, essendo un italiano, non nella mia lingua madre. Carlo è stato uno scrittore eccezionale. La nostra vita è infantile, ma così abbiamo vissuto fragilità. Posso dire che non sono stata soltanto io a crescere dentro la nostra casa, ma anche lui. Si può crescere l'anzianità. Cresce con la poesia, la poesia imperfetta. La nostra differenza di età è un gesto poetico, ma anche il fatto che ha liberato la mia vita. E per lui una maniera di invecchiare
infanzia dentro una stanza stretta. Grazie, grazie Mira per questo testo, per questo ricordo, questa testimonianza e saluto e ringrazio anche Silvia Bordini, la sorella di Carlo che è qui con noi e che ci ha ringraziato in chat. Credo che sia il momento di salutarci, ringrazio le nostre ospiti e i nostri ospiti, tutti i partecipanti, ringrazio Mirahara per il suo intervento finale e Silvia Bordini e vi do appuntamento alla settimana prossima, cioè a giovedì 10 dicembre con il prossimo incontro di Extrema Ratio con Carlo Ginzburg e Bruce Lincoln e auguro a tutte e a tutti una buona serata.